Ciao, allora benvenuti al video dei flop del mese di marzo. Primo flop, questo deodorante della Garnier, Garnier Mineral Invisicalm 48 ore non stop. Dice che è ideale per la pelle depilata e antimacchie bianche, pelle che respira. Allora, intanto senza alcol e senza parabeni. Senza alcol è vero, va bene anche sulla pelle appena depilata, anche se siamo un attimo obiettivi, appena appena depilate è meglio non mettere nessun tipo di deodorante. Ma i pro finiscono qui, perché dice di essere attivo 48 ore non stop. Io non mi è mai capitata questa cosa, ma durante la giornata lo devo riapplicare. Quindi davvero altro che 24 a 48 ore, neanche 3 ore. Poi, antimacchie bianche, non è vero, macchia terribilmente, mi macchia sia i vestiti colorati sia i vestiti bianchi. Quindi proprio bocciatissimo. Cosa dice? Mineral. Mineral cosa vuol dire? Perlite. Ok, andiamo avanti. Ve lo boccio assolutamente, è quello roll-on rosa, non mi è piaciuto assolutamente ed vi consiglio di non prenderlo. Altro prodotto che boccio, e questa volta devo dire che un po' mi dispiace, è questa matita della Zoeva. Incredibile, non ho finito una matita della Zoeva. Questa è la Americano Soft e Cool. Io adoro le matite, quelle waterproof, quelle A-Graphic si chiamano. Questa è una soft and cool, è un marrone, è anche bello il colore, molto bello. Il fatto è che intanto nella rima interna dell'occhio, dato che è morbida, dura davvero pochissimo. E poi c'è un problema, mi fa lacrimare l'occhio subito appena l'applico, quindi non è un fatto del mio occhio o della stagione, no, no, è proprio la matita, perché anche se l'applico in casa mi lacrima lo stesso l'occhio. La rimuovo, non mi lacrima più. Tutto il giorno non mi lacrima, la applico, inizia a lacrimare. Ho provato a temperarla varie volte, quindi non è un fatto solo di che era sporca la mina, è proprio che, non lo so, è il prodotto. E quindi questa la bocciamo. Anzi, fatemi sapere se è capitato anche a voi con questi prodotti. Andiamo avanti e continuiamo con questo che era un campione che mi è durato anche qualche giorno. È della Vichy, si chiama Pure Te Thermal 3 in 1. Promette di essere uno struccante integrale 3 in 1 viso e occhi. Allora, va bene la Vichy, ok, tutto quello che volete, è un buon marchio anche per la pelle delicata, ma questo assolutamente non è uno struccante, non rimuove neanche il fondotinta. Quindi non solo gli occhi non ci pensavo nemmeno, ma proprio il fondotinta non lo rimuove. Te lo va a spostare un po' in giro, ma comunque se ci passi dopo con un altro cotone c'è ancora. Quindi non strucca molto bene. Con gli occhi applicato, lasciato massaggiare un pochino, non intacca un attimino l'ombretto, assolutamente non tocca mascara, matita, eyeliner, quindi sapevamo il trucco pesante, non lo tocca, ma non tocca neanche il fondotinta, la cipria, quindi assolutamente risparmiate dei soldi e questo non lo comprate. Andiamo avanti, adesso vi mostro un prodotto che non è bocciato, però ha un 6 appena 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 appena. È la Chanel Le Lift. Crema anti-rughe, anti-occhiaie, fermette, tutto e di più. Cosa dire? Allora, è leggera, si assorbe subito sulla mia pelle mista. Sicuramente è valida perché comunque non unge, però alla profumazione è un po' invadente. Oltretutto, aggiungiamo il prezzo, io gli do proprio un 6 scarso 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 perché fa il suo lavoro, anche se rughe ed segni di espressione, tutto quello che volete, non lo toglie assolutamente. Quindi gli diamo un 6 scarso, ma lo metto comunque nei flop. Ultimo prodotto, sempre come prima, che ha un 6 scarso e quindi lo mettiamo nei flop perché non ve lo consiglio, però non posso nemmeno bocciarlo, è questo smalto della Bottega Verde. Questo è quello con la vitamina E che dovrebbe essere rinforzante. È una base smalto rinforzante, ok. Allora, io la trovo in offerta a 1,99 euro e allora la prendo, ok, va bene. Se fosse a prezzo pieno ed è sui 10 euro non la comprerei mai. E già questo è una cosa negativa. Poi, rinforzante? No, non è vero, non è affatto rinforzante. Unica cosa è una base smalto. Quindi se dopo andiamo a applicarci sopra uno smalto colorato, lo smalto colorato non va a intaccare l'unghia. Unica cosa va bene come base. Ma ci sono tantissime base smalto che costano molto meno.
ed fanno la stessa cosa, quindi è davvero un sei striminzitissimo. Unica cosa positiva è che non contiene formaldeide, almeno quello ok, però davvero, almeno che non lo trovate in offerta, che ogni tanto c'è nei negozi a 1,99 euro, allora ok, se no lasciatelo pure perdere. E questi erano tutti i The Flop del mese di marzo 2016. Fatemi sapere se li avete provati e come vi siete trovate. Io spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni beauty. Ciao a tutte!